La storia dell'arancio triste. C'era una volta un bellissimo orto che si chiamava il Giardino di Filadelfia. Vi erano tante bellissime piante fruttifere. Tra di queste vi era però una pianta di aranci che improvvisamente era divenuta molto triste. Da giorni, da molti giorni piangeva. Si era in fase resa conto che a raffronto delle altre piante di aranci lei era l'unica che non aveva frutti. Perché, oh Dio, non mi dai frutti come gli altri? Eppure tu sei Dio e prometti benedizioni a tutti che ti amano e ti cercano. Ecco, io in continuazione sono in preghiera, ma tu non rispondi. Forse non mi ami, forse sono troppo peccatrice e non merito le benedizioni che tu dai agli altri aranci. Ho confessato tutti i miei peccati, ho bussato a tutte le porte del cielo, ma niente, rimango sterile. Per anni la pianta continuò a lamentarsi così. Perse la fede e viveva una vita ormai sempre più triste e depressa, sentendosi abbandonata da Dio in mezzo alle altre piante che lodavano Dio in continuazioni e le quali Dio benediva con tante arance. Poi un giorno, miracolo! Ecco che lentamente, ma sicuramente, cominciarono a crescere le arance. Oh, grazie, oh Dio, come sono felice! Credevo che sarei rimasta sterile per sempre. Le sue arance erano almeno tanto belle come le altre. Un giorno, l'arancia chiese a Dio: Signore, perché hai aspettato così tanto prima di benedirmi con queste magnifiche arance? Vi fu un grande silenzio. Poi l'arancia sentì la voce di Dio. Mia amata creatura, rispose il Signore, sappi che fin dalla tua prima preghiera io ti ho ascoltata, ma sai, ci vuole il tempo necessario perché tu possa crescere, rinforzarti, apprendere ad essere fruttuosa e maturare. Io devo mandare le piogge, il sole, il vento. Io devo inviare i miei uccelli, i quali attratti dai tuoi fiori ti sono necessari per un buon raccolto. Ogni cosa del mio creato ha bisogno di tempo, e senza il tempo necessario niente potrebbe esistere. Mia amata arancia, vedi quanto bella, necessaria e piena di nutrimento io ti ho creata. Abbi fede in me, io sono il creatore di tutte le cose, e ogni cosa ha un preciso e meraviglioso scopo per la mia gloria, compreso il tuo aspettare per la maturazione. Ogni cosa deve maturare, per questo bisogna imparare pazienza. Come i miei amati bambini devono prima nascere e imparare tutto, a camminare, a parlare e più di tutto a ricambiare l'amore che i genitori danno loro. E queste cose, sai, richiedono tempo. Vedi, vi sono cose che io, Dio Onnipotente, non posso e non voglio fare. Ogni bambino deve decidere per se stesso.
ad essere amorevole oppure egoista, se amare Dio e i genitori oppure il mondo e le cose del mondo. Ma sai, non tutto nel mondo è buono. Tante, tantissime cose nel mondo, anche se sembrano belle, sono in realtà false e ingannevoli. Per esempio, le cattive compagnie insegnano ai giovani a superare i problemi prendendo droga, fumando, bevendo alcolici, guidando motociclette ed auto in modo pericoloso per mostrare la propria superbia. E tanti film ed internet di oggi che insegnano a diventare egocentrici, a pensare solo a se stessi, dimenticandosi dei fratellini, della famiglia, delle cose belle e buone che io ho creato. Ho creato perché si comportino nel modo giusto e non in modo orribile in famiglia. La famiglia, infatti, rimane il luogo dove normalmente un giovane è più amato. È vero, il mondo insegna l'ingratitudine, come il telefonino, lo smartphone, l'internet, la TV, insegnano cose, tante cose sbagliate, e non tutte le cose lì sono buone, ma ci sono tantissime cose cattive. E anche ti guidano anche a compagnie casuali. Guidano questi marchingegni elettronici, guidano all'individualismo, alla presuntuosità, al dimenticare i veri valori e le cose vere che solo una famiglia cristiana può insegnare. Ed è questa la base e la radice dei mali nei giovani di oggi. Per questo tanti giovani finiscono con il diventare drogati, compreso drogati di TV, di telefonino, di abitudini che alla fine della loro vita li porteranno alla tristezza, ai problemi, alla perdita di amicizie vere e cristiane, li porteranno anche a malattie, li porteranno alla morte. E tristemente, perché rigettano il mio figlio Gesù Cristo, anche all'inferno. Ma nessuno dei giovani che ascoltano le mie parole di amore andrà all'inferno, perché mio figlio Gesù, il Salvatore, li ama del mio amore e li salva, così come è scritto nel Vangelo. E io ho preparato un luogo bellissimo nel mio regno in cielo. L'arancia, con delle lacrime che gli scendevano, abbassò gli occhi e disse: «Oh Signore, ti prego perdonami, ho capito. Io sono solo una piccola pianta di arance in questo piccolo orto, ma prego che i bambini e i giovani che ascolteranno questa piccola e semplice parabola, nonostante è solo simbolica, possono capire, aprire il cuore e non fare il mio sbaglio, ma credere e avere fede per la salvezza della loro anima». Dice il Signore: «Sì, amati, questa è in effetti solo una piccola storia, una metafora, per trasmettervi la verità del Vangelo, che dice Matteo 19:14. Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». Matteo 11:25. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». Primo Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Giovanni 10:28. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.